Benvenuti ad una nuova puntata di Pianeta Verde. Oggi parleremo di vino, vino ovviamente biologico, in particolare di Lambrusco. Per farlo abbiamo raggiunto Commessaggio in provincia di Mantova, nella campagna mantovana, e siamo ospiti dell'azienda agricola Corte Pagliare Verdieri. Vi faccio subito conoscere Mimma, che è una delle titolari, una delle fondatrici di questa realtà. Certo. Ciao Mimma. Ciao. Grazie per averci ospitato. Oggi il sole splende dopo il nubifragio di ieri sera, quindi diciamo che siamo in buona compagnia. Siamo oggi veramente molto fortunati oggi. Allora Mimma, dicevamo che tu sei una delle fondatrici di questa realtà, che è una realtà storica nel panorama del mondo biologico della provincia di Mantova. Quando nasce Corte Pagliare Verdieri? Beh, nasce con mio suocero moltissimi anni fa. Mio suocero era contadino, così il papà, così tutta la generazione di contadini. E nel 1994 mio suocero è venuto a mancare, quindi dovevamo decidere cosa fare dell'azienda, perché qui c'era solo mia suocera da sola. E abbiamo fondato una società, io e mia suocera Medea, che ora ha 94 anni ed è ancora in società, e che l'altro giorno, quando abbiamo imbottigliato, esce adesso alla badante, perché insomma è anziana, esce e fa alla badante: tutto questo vino è mio. Quindi è ancora molto presente. Parliamo di un'azienda ovviamente biologica. Siete nati da subito con questa idea, oppure un'idea che è maturata nel corso degli anni? Allora, nel 1994, quando siamo arrivati qua, mio suocero faceva agricoltura convenzionale, quindi con l'utilizzo della chimica. E noi abbiamo iniziato anche noi così, e poi ho detto a mio marito, che comunque è sensibile anche lui su queste tematiche: ma come facciamo a vivere qui e darci il diserbo sotto i piedi e fare i trattamenti chimici, e abbiamo i bambini piccoli che corrono nel prato? E quindi abbiamo deciso praticamente da subito, dopo un anno, di iniziare a fare agricoltura biologica, quindi attorno al 1995-96, di iniziare e di cominciare a produrre biologico con frumento, mais, erbamenti, che in rotazione, come si fa nell'agricoltura biologica. Comunque l'azienda, ci siamo resi conto che non stava in piedi, perché già in quegli anni produrre biologico, ma produrre cereali e produrre erba, non dava reddito. Quindi abbiamo fatto un brainstorming in casa e abbiamo detto: ma cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa piantiamo? Mio marito subito, che è veterinario, fa: le vacche da latte. Ho detto: benissimo, le vacche da latte, facciamo la stalla, facciamo tutto. La mattina, prima che tu vada a lavorare, che lavora all'ASL, mungi; la sera, quando torni, mungi. E lui ha detto: allora no, le vacche da latte no. Voleva farle fare a me, perché le vacche da latte è una cosa, sono bellissime, ma 365 giorni all'anno di lavoro era stressante anche per noi, insomma era impossibile. Quindi abbiamo deciso: ma facciamo i meloni, facciamo le angurie, perché le orticole davano già allora reddito, facciamo qui, facciamo là. Poi abbiamo detto: ma perché non facciamo il vigneto, che abbiamo un vignettino piccolo, ci piace. E ci piace fare il vino, ci piace coltivare la vite, e in più io soffro il caldo. La vite d'estate non la coltivi, ma la coltivi di primavera, la raccogli d'autunno, l'uva, e quindi era più interessante. Abbiamo cominciato a piantare un pezzettino di vigneto, 2 ettari, attraverso un piano di sviluppo rurale, che allora si chiamava piano di miglioramento. E la regione mi ha dato le quote. Ero una giovane agricoltrice sotto i 40 anni, e quindi ho avuto i contributi. Abbiamo piantato il vigneto e poi abbiamo cercato qualcuno che vinificasse le nostre uve biologiche, ma non abbiamo trovato nessuno, e quindi ci siamo fatti la cantina, recuperando però spazi che esistevano in azienda, senza nuove costruzioni che comunque deturpano il paesaggio e rovinano la vista. Abbiamo pensato di riutilizzare la vecchia stalla, quindi nella vecchia stalla l'abbiamo recuperata e abbiamo fatto la nuova cantina. Abbiamo detto principalmente Lambrusco. Quali sono, diciamo, i vostri vitigni? Allora, noi siamo partiti con un po' quasi tutto Lambrusco Viadanese, che è un vitigno antico, è un vitigno che sta quasi sparendo, perché è un vitigno che produce molto meno degli altri Lambruschi. In più, ai tralci fragili, se c'è vento si rompono i tralci,
all'uva molto compatta, quindi può essere soggetto a muffe, e chiaramente se uno produce per cantina sociale e non gli viene pagato di più, non ha senso che coltivi Lambrusco Viadanese. Noi dovendo trasformare, noi poiché trasformiamo proprio le nostre uve, abbiamo cercato un vitigno che rappresentasse il territorio. Cioè questo terroir, come dicono i francesi, è il vitigno che ci sta bene con la nostra terra, un medio impasto argilloso, e cresce bene e dà qualità. Ecco che ci viene a trovare Frank, il mio cane che aiuta in vendemmia. Una mascotte dell'azienda. Sì, Frank è molto anziano, è un cane che abbiamo trovato, molto felice, e quando vendemmiamo viene sempre ad aiutarci, cioè spiritualmente ci aiuta. Però sta arrivando segue. Anche qualcun altro. Ah, Briciola, però Briciola è cieco, perché è andato sotto una macchina, ma anche lui viene in vendemmia. Briciola, vieni tesoro, vieni. Insomma, proprio davvero un'azienda a conduzione familiare, questo. Questo è una famiglia contadina. Quindi una famiglia contadina, quando c'è da lavorare, anche i miei tre figli che fanno altre cose, aiutano il sabato e la domenica, mio marito. Quindi come famiglia contadina noi lavoriamo insieme. Lambrusco Viadanese come vitigno principale, quasi tutto. Poi abbiamo piantato anche dell'ancellotta, che è sempre vitigno tipico della nostra zona, e un poco di Lambrusco Salamino. All'inizio facevamo il blend con i tre vitigni, con le tre uve, e poi abbiamo pensato, ma perché non tenere la caratteristica di ogni vitigno? Per cui imbottigliamo il Viadanese da solo, ancellotta da sola e Lambrusco Salamino da solo. Poi volevamo fare un rosato, abbiamo provato con tutti e tre i vitigni, insomma non veniva bene, non ci piaceva, non aveva il sapore che volevamo. A quel punto il nostro enologo ci fa, ma provate a piantare del Lambrusco di Sorbara e vedete come viene. Abbiamo fatto tre file di Lambrusco di Sorbara, uno spettacolo. Se avessimo 3.000 file andrebbe via tutto, però il contadino deve avere il senso del limite, il senso del territorio. Soprattutto anche il contadino biologico. Il contadino biologico, e non si può pensare di dover fare chilometri di vite e poi non viene seguita come va seguita. E quindi Lambrusco di Sorbara, questo rosato che funziona benissimo, perché tra New York e Tokyo diventano matti e ce lo bruciano via in 15 giorni. Abbiamo già visto coccinelle, farfalle, fiori di ogni tipo, quindi che ci troviamo all'interno di un vigneto biologico è uno degli elementi proprio che balza all'occhio. Parliamo di biodiversità, qui regna davvero. Certo, noi ci teniamo molto, noi non usiamo nulla di chimico, usiamo solo prodotti naturali e soprattutto teniamo inerbito il vigneto. Niente diserbi come il glifosato che fa morire le erbe, ma fa morire anche le persone, secondo me. Quindi la grande biodiversità delle erbe contribuisce ad arricchire il vigneto, ad arricchire probabilmente anche di sapore l'uva. Quindi abbiamo il trifoglio, abbiamo il pisello selvatico, abbiamo il tarassaco, nascono anche le querce, guarda qua, perché comunque gli uccelli portano i semi e quindi nascono. Là dietro c'era un noce, comunque nascono, però chiaramente poi sfalciamo, l'erba la lasciamo qui, che funziona un po' da pacciamatura e anche poi da concime, perché questo vigneto è ricco di vita, di insetti dannosi, ma anche di insetti utili. E il terreno è ricco di vita, di lombrichi, di macroinvertebrati, che comunque tengono mossa la terra, la tengono areata e la terra dà dei grandi frutti in questo modo. Thank you.
Adesso vi facciamo conoscere Stelvio, che è uno dei figli di Mimma, un perito agrario nonché sommelier in quel di Firenze, quindi in questa bellissima città. Oggi è venuto qui, è tornato a casa perché è lui che si occupa un po' dei lavori manuali, i lavori un po' più duri che ci dicevano devono essere fatti al vigneto. Quindi in particolare adesso cosa ci fai vedere? In pratica il lavoro in vigna è un lavoro che richiede molto tempo, molta pazienza. Di solito il fattore si dedica alla vigna, non come nell'agricoltura industriale dove è la vigna che si dedica al fattore. E i processi che si attuano nella vigna sono prima di tutto la potatura. In primavera, quella potatura è già stata effettuata, e si cerca di fare una potatura corta e poco invasiva per rispettare la crescita naturale della pianta. E successivamente si tiene un prato inerbito, si usano azoto fissatrici che vanno a arricchire il suolo di azoto, che è l'elemento nutritivo della pianta. Inoltre si utilizza molto, si pianta senzio, si piantano crocifere, che queste portano a repellere gli insetti dannosi. A primavera inoltrata si procede allo sfalcio, e questo è un processo che viene fatto per ridurre la proliferazione di funghi e batteri. Durante l'estate si fa una potatura verde, questa per ridurre la vegetazione e per ottimizzare lo sviluppo del grappolo, quindi per dare una maturazione migliore. Inoltre, facendo una potatura verde, si riduce la quantità di umidità all'interno della vegetazione, questo permette uno sviluppo minore dei patogeni. Si procede successivamente a un diradamento dei grappoli, specialmente nella bruscovia danese che ha due fioriture, quindi di conseguenza la seconda fioritura darà dei grappoli più acerbi, quindi vengono scartati. E vendemmia assolutamente manuale, perché molto spesso tutte queste pratiche qua che vengono attuate non sono sufficienti ad avere dei grappoli perfetti, quindi una vendemmia manuale permette di selezionare i grappoli più adatti oppure selezionare parte del grappolo che è danneggiato. E non ho parlato della lotta chimica. La lotta chimica viene fatta con prodotti fitofarmaci di copertura, quindi principalmente rame e zolfo. Il rame e lo zolfo sono prodotti naturali, quindi impiegano abbastanza un po' di tempo a degradare nel suolo, però non rimangono. Non come per esempio nell'agricoltura convenzionale, come glifosato, che rimane e va ad entrare nelle falde. I fattori positivi in un'agricoltura biologica sono prima di tutto per il consumatore, che ha dei prodotti molto più salubri rispetto all'agricoltura convenzionale, e tantissimi benefici per l'ambiente, i pratini arbiti, le siepi che riducono l'impatto di CO2, inoltre riducono l'oscillamento dell'acqua, quindi hanno anche un'azione naturale di fitodepurazione. E ovviamente il non utilizzo di fitofarmaci di sintesi come glifosate vanno a ridurre l'inquinamento delle falde idriche. Beh, oltretutto c'è anche un'azione educativa, dove in pratica, specialmente ora in un periodo in cui la gente non ha tempo per niente, vedere che per fare cose richiede tempo è un ottimo insegnamento. Abbiamo trovato un sigaraio, questo è un insetto non particolarmente dannoso per la pianta. La caratteristica è che questo insetto fa le uova all'interno della foglia e introduce una sorta di sostanza che fa avvolgere a forma di sigaro la foglia. E qua vedete la caratteristica forma sigaro della foglia, per quello si chiama sigaraio. E voi non la combattete, la lasciate così? La lasciamo così naturalmente, perché qua il vigneto ha il suo equilibrio, quindi conseguenze coccinelle e insetti pronobi aiutano al controllo della proliferazione di questo insetto. E questo vigneto che età ha? È un vigneto abbastanza maturo, siamo sui 20 anni, sono 3 ettari e mezzo di vigneto maturo e poi abbiamo 1 ettaro e mezzo di vigneto nuovo appena piantato. Questo è un sistema di allevamento a Casars, che è un sistema di allevamento tradizionale, che dà un vino di buona qualità e una buona quantità di uva. Mentre il prossimo vigneto verrà fatto a Guyot, che è il sistema di allevamento migliore per avere delle piante di lunga longevità e una produzione di qualità. Questa è una pianta matura, ma può crescere ancora? Certo, le viti nel sud Italia specialmente arrivano anche 100-120 anni, quindi perché no? Più la pianta è vecchia, più le uve maturano meglio. E adesso a che periodo siamo? Ora siamo in prefioritura, qua si vede già il grappolino, presto inizierà la fioritura. Questa è una degli stadi più sensibili
per la pianta, perché c'è, a parte le condizioni meteorologiche, sono molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ed inoltre proprio prima della fioritura c'è una maggiore possibilità che dei patogeni, per esempio come la peronospora, penetrano all'interno del grappolo e rovinano tutto il raccolto dell'anno. E con la peronospora come vi comportate? L'approccio è preventivo, quindi si utilizzano solo prodotti di copertura utilizzati per l'agricoltura biologica, come rame e zolfo. Noi generalmente utilizziamo il rame associato con lo zolfo, perché lo zolfo si lega meglio all'olio che c'è sopra la foglia della pianta e quindi ha una permanenza maggiore, ma nel caso in cui il fungo penetra all'interno della pianta non c'è modo di fermarlo, perché nell'agricoltura biologica i prodotti possono solo essere utilizzati a scopo preventivo di copertura, non possono andare ad agire all'interno della pianta. Ovviamente anche il rame di cui tu parli è un rame biologico e si viene dato per contatto, giusto? Quindi alla prima pioggia il lavoro Viene tutto esatto. derivato. Questo è il rischio, specialmente in questo periodo qua dove ci sono molte piogge, è sempre una continua lotta a coprire la pianta, perché la prima pioggia di lavante va a lavare tutto il rame che c'è sulla superficie della foglia e il prodotto deve essere dato ancora. Quindi fondamentale è l'osservazione per l'agricoltore biologico. Certo, bisogna avere una grande cultura di come la pianta si sviluppa e di come cresce, e anche una grande conoscenza di come il patogeno si sviluppa, quali sono le sue condizioni ideali, perché tra l'altro in agricoltura biologica c'è un limite al rame utilizzato, perché il rame, anche se naturale, un prodotto naturale, ha sempre un impatto sul terreno, è sempre metallo che può andare a danneggiare l'ambiente, quindi bisogna utilizzarlo sapientemente, nelle dosi più giuste, per poter riuscire a coprire al meglio la vegetazione. Sorella Nora cosa sta facendo adesso? Oh, in questo momento sto facendo una spollonatura, ed è una cosa che si fa sempre primavera inoltrata, e questo si vanno a togliere i rami che sono sul cordone verticale della pianta per favorire il cordone orizzontale. Inoltre, siccome i patogeni si sviluppano molto nell'erba, avere delle foglie vicino al cordone verticale comporterebbe un maggiore sviluppo dei patogeni. E questo, diciamo, queste foglie che si formano sui lati potrebbero succhiare la linfa? Anche sì, vanno in competizione con il cordone orizzontale, che è quello che dovrebbe dare la produzione, mentre tutti i polloni che crescono su quello verticale non producono. Un'operazione questa che lasciate alle donne? Sì, assolutamente, siccome è un'operazione sì.
Ma voi siete anche una fattoria didattica? Sì, siamo una fattoria didattica, abbiamo iniziato, adesso non ricordo, ma molti anni fa, con il Consorzio Agrituristico Mantovano, di cui io sono una socia fondatrice, insieme a Marco Boschetti e tante altre contadine. Eravamo solo donne all'inizio perché era stato fondato da donne, ma poi insomma naturalmente abbiamo detto facciamo entrare anche gli uomini, facciamoli lavorare, che anche loro possano fare qualcosa. Gli asini dunque li ho presi perché mi interessavano per la fattoria didattica, però più che altro a me piacciono molto gli animali. Avevo un cavallo che poi per vecchiaia se n'è andato e quindi abbiamo recuperato questi asini. Il più grande si chiama Pinuccio e il più piccolo Obelix. Sono due maschi e ne abbiamo presi due perché ho fatto un corso sugli asini e gli asini sono animali sociali e quindi uno da solo avrebbe fatto una vita molto triste, per cui ho detto ne prendiamo due insieme, non più di due, perché gli asini poi vanno seguiti dal veterinario, bisogna preparargli da mangiare e di solito mettiamo un recinto, questo elettrificato, per metterli fuori, adesso non tutti i giorni perché bisogna metterli fuori e poi rimetterli su alla sera, però quasi tutti i giorni, e abbiamo provato a lasciarli liberi perché quando avevamo il cavallo era libero, ma questi se ne fuggono, vanno in strada o vanno in paese, per cui insomma mi telefonano, ma ci sono gli asini, allora non li abbiamo più lasciati liberi. E poi avete anche questo splendido bosco dove accompagnate i bambini alla scoperta di quello che il bosco può offrire, anche delle erbe spontanee che mangiano tranquillamente perché qui è tutto bio. Sì, allora il bosco abbiamo iniziato, ci interessava molto piantare degli alberi, quindi abbiamo più di 2 chilometri di siepi qui nell'azienda, di siepi con alberi d'alto fusto e anche cespugli, e il bosco è stata un'occasione, un'idea, perché comunque la comunità europea finanzia il ritiro seminativi per l'impianto di latifoglie pregiate. Impianto di latifoglie pregiate perché siamo deficitari di alberi, di legno di qualità. Quindi noi abbiamo piantato questo bosco sempre con l'idea della biodiversità. Quindi allora, che ha più di 20 anni questo bosco, abbiamo acquistato tutte le piantine alla Forestale del Veneto con semi raccolti in Italia, quindi sono piante autoctone italiane, ad esempio il ciliegio selvatico, hanno selezionato una pianta a Modena ed è stato raccolto i semi a Modena, la farnia, che è la nostra quercia, a Bergamo, quindi niente che venga dall'estero ma proprio i nostri cloni. E adesso il contributo non ce l'ho più, però ci dispiace tanto tagliarlo, ci piace tanto perché è un luogo di pensiero, un luogo per andare a riposarsi, per sentire il fresco dell'estate. E poi Nora ci racconta una cosa, che Nora è un'esperta di economia circolare di B Corp, e quindi lei ha le parole giuste per dirlo. Ecco, io mi sposto un attimo, guarda, vado un attimo e mezzo appunto. Che cosa vi permette di fare questo bosco e cosa vi permette di arricchire, in che modo, la vostra azienda? Allora, intanto un bosco è un patrimonio di tutti perché produce ossigeno per tutti. Ovviamente quando si fa agricoltura si produce CO2, ma noi con appunto i 2 chilometri di siepe e questo bosco siamo in grado di restituire l'ossigeno che all'ambiente, a dire la verità, possiamo essere un'azienda CO2 free, come va di moda adesso, ma forse ne regaliamo anche di più. E come diceva, viene utilizzato anche dalle scuole per l'animazione didattica. All'interno troviamo folletti, animali, piante, le tracce degli animali, scopriamo chi è passato, delle orme, degli insetti, e per i bambini è sempre un'emozione.
Facciamo una cosa, adesso insieme, Ambra insieme alla Emma, e ognuno di noi sceglie un albero, lo scegliamo, quello che ci piace di più, che ci rappresenta, lo abbracciamo e intanto che lo abbracciamo ascoltiamo l'albero, quello che ci racconta e ci dice, e ascoltiamo anche i suoni del bosco. Siamo pronti? Pronti? Via, scegliamoci un albero, quello che ci piace di più, da abbracciare e da ascoltare. Questo nuovo impianto, quali sono i lavori di preparazione? Sì, questo impianto è stato appunto piantato primavera scorsa, nel 2017, e adesso stiamo costruendolo, ovvero l'impianto vero e proprio. Praticamente abbiamo le piantine che sono contenute in questi scatolotti di plastica che si chiamano shelter. La funzionalità di questi contenitori è sia di creare un clima favorevole alle piccole piantine e proteggerle dal vento che potrebbe essere dannoso, farle morire dai geli, ma anche da proteggerle dagli animali golosi, quindi dalle lepri che amano sgranocchiare i nuovi germogli. E questo era stato fatto la primavera, quindi è stato messo il supporto e lo shelter, ovviamente dopo aver piantato la piantina. E in questo momento stiamo tirando i fili, questo qua è il filo portante a cui, vedete con questo gancino, stiamo fissando il supporto della piantina dove dopo crescerà questo gancino. E dopo aver fatto il filo portante, in questo momento stiamo facendo il filo più alto, il tiraggio del filo più alto, quindi è stato fissato in testata il filo più alto, viene inserito nel gancino all'altezza in cui desideriamo, visto essendo quello più alto, nella zona più alta dove arriverà il vigneto, e verrà poi tirato, messo in tensione alla fine ovviamente della fila. In mezzo ne metteremo altri due. Ecco, questa vite quando diventerà, diciamo, produttiva? Allora, da quando viene piantata una pianta di vite diventa produttiva dopo 2 o 3 anni, comincia a fare una piccola produzione iniziale. Dal terzo o quarto anno invece avremo una produzione abbastanza abbondante e che migliorerà poi nel tempo e migliorerà anche come qualità. E qui abbiamo piantato del Lambrusco Sorbara perché è quello necessario per produrre il vino rosé, il vin cru, che ad oggi è molto richiesto. Infatti noi lo esauriamo purtroppo solo nei mercati esteri, quindi il nostro va a Manhattan e a Tokyo.
I locali però ne hanno la necessità e continuano a richiedercelo, e quindi abbiamo deciso di fare questo nuovo impianto anche per esaudire questa offerta locale che abbiamo sui nostri ristoranti, e vendiamo soprattutto a ristoranti, negozi biologici e privati. Noi assolutamente non facciamo la grande distribuzione, sia perché non ne abbiamo la potenza, sia perché non è di nostro interesse. E, la vite, abbiamo due viti di Sorbara intervallata da una vite di Via Danese, questo perché chi ci ha fatto l'impianto ha detto che era il modo migliore per far produrre di più il Sorbara. Una vite quanto può vivere mediamente? Ma come dicevamo prima, se viene trattata bene una vite può durare anche fino ai 100 anni. Ha un picco di produzione dopo 10 anni, poi la produzione va un pochettino calando, ma aumenta quella che è la qualità, quindi la bontà del vino. Quindi assolutamente un impianto, come abbiamo visto prima, di 20 anni non va estirpato assolutamente per poi magari piantare uno nuovo, perché è da lì che parte la qualità. Il nostro vino in questi 20 anni è migliorato molto, sia perché abbiamo affinato magari le nostre capacità, ma sia perché la vite ci aiuta a fare un vino buono. Cos'è successo a quella piantina? Allora, come si può ben notare, quella piantina è morta, quindi si procede col cambio della piantina. È una piantina di Lambrusco Via Danese. È successo in alcune piantine, in quanto in primavera, come dice mio papà, c'è stata questa gelata. Primavera dell'anno scorso, dicevamo che l'abbiamo piantato primavera 2017. 15 giorni dopo praticamente averlo piantato è successa questa gelata straordinaria, perché in primavera di solito non gela, con una nevicata, una cosa che si ricordano un po' tutti, e questo ha causato la morte di diverse piantine. Quindi in questo momento procediamo anche col cambiarle. Quindi abbiamo tolto la piantina, inseriremo adesso la nuova pianta che ci eravamo fatti lasciare quando ci hanno piantato l'impianto, e che abbiamo comunque tenuto innaffiandole eccetera per farle sopravvivere, appunto. E dopodiché metteremo un fertilizzante naturale permesso dall'agricoltura biologica e sulla superficie, che poi verrà interrato nel terreno, altrimenti il fertilizzante svanisce se viene lasciato esternamente, e questo permetterà poi alla piantina di crescere e comunque di far parte anche lei del vigneto. E un'altra curiosità, se volete saperlo, questo campo è nostro da non tantissimi anni, mi pare 5 anni circa. L'abbiamo comprato da una zia che non faceva agricoltura biologica, quindi utilizzava il metodo convenzionale con tutto quello che ne comporta, quindi utilizzava i diserbanti eccetera, e ci ricordiamo il campo era bellissimo, non c'era nessuna pianta infestante eccetera. Come si fa quando si passa al biologico? Si sta in conversione 3 anni, si fa un medicaio e dopodiché si possono piantare altre culture, il campo diventa biologico. La prima coltura che abbiamo fatto era soia e non siamo riusciti ad avere la produzione perché sono partite queste piante infestanti, soprattutto il giavone, che è questa pianta che in verità col convenzionale viene uccisa solamente nel primo strato di terreno, ma rimane viva per diversi metri sotto. Quindi cosa fa un'agricoltura convenzionale? Tiene pulito il terreno solo apparentemente, sì, di lunghezza, i 2 metri, e apparentemente, in verità non lo pulisce. Invece un'agricoltura biologica che fa la rotazione, quindi intervalla il medicaio, l'erba medica, a colture come può essere il frumento, il mais o altre, in verità tiene il terreno più pulito. Thank you.
Allora, dalla vigna, Mimma, alla tavola vediamo come il vostro Lambrusco, oltre ad essere degustato, bevuto, può essere anche un ottimo alleato in cucina. Che cosa ci prepari? Dunque, premetto che io non sono una chef né una cuoca, sono una contadina e quindi il mio intento è valorizzare i prodotti contadini delle nostre campagne. Allora, oggi cosa, dato che è una stagione di radicchio tardivo, che anche qui usiamo, volevo prepararvi un risotto, radicchio, cipolla rossa e lambrusco. Benissimo, procediamo. Semplicissimo. Allora, ho fatto un soffrittino delicatissimo di cipolla, molto leggero, senza farla soffriggere troppo. E l'ho già preparato, così ci siamo portati avanti. Lo mettiamo sul fornellino. Ecco, la cosa importante è la selezione e la qualità dei prodotti. Quindi, il riso che produce un amico, lo metto a caso, siamo in 7, quindi circa 7 etti. Io voglio abbondare perché è meglio che non manchi. Lo facciamo tostare, è un semifino vialone nano semigreggio, quindi facciamo una leggera tostatura. Perché tu, vogliamo ricordarlo, sei anche la cuoca di Slow Food. Sì, fino a poco tempo fa sono stata la fiduciaria, prendo il vino. Sono stata la fiduciaria, poi ho lasciato il posto ai giovani perché noi ormai siamo già stagionati, meglio che vadano avanti i giovani. E però per raccogliere fondi per i nostri eventi in perdita facciamo delle cene, organizziamo degli assaggi di prodotti per incassare qualcosine, per non essere sempre in perdita con i conti. Allora, mettiamo il vino. Ricordiamo che Lambrusco è questo? Questo è Lambrusco Via Danese, ecco qua, guarda un po'. Mettiamo... Dunque, andrebbe messo il radicchio. Ecco, adesso Emma mi taglia il radicchio pezzettini. Emma è l'altra mia figlia, e poi c'è Nora e c'è Stelvio. Sono tutti abbiamo già conosciuto. Insomma, la famiglia contadina è fondamentale per la campagna. È fondamentale anche per produrre, ma anche per trasmettere dei valori che potrebbero andare persi. Olio extravergine d'oliva biologico che ho acquistato dai produttori che conosco, parmigiano reggiano, questo l'abbiamo trovato a una fiera a 50 mesi di stagionatura. Addirittura. Quindi è veramente particolare. Il burro l'ho comprato in montagna, perché insomma a me piace il burro di qualità, quindi burro di malga. Burro di malga dove le vacche sono. Si vede anche il colore. Vedete che è giallo, dove le vacche sono al pascolo. E poi proprio per sostenere le piccole produzioni il sale di cervia, perché il sale di cervia è molto buono e soprattutto sosteniamo le saline, la camillona, le varie saline che ci sono a cervia che sono bellissime, quindi dobbiamo sostenere anche le saline. Ecco, forse quello che ancora potrebbe far storcere il naso a dei consumatori che di solito utilizzano dei cibi d'agricoltura convenzionale rispetto ai cibi di agricoltura biologica potrebbe essere il prezzo, ma in realtà noi possiamo dire che non è proprio così, vero? No, i prezzi non sono particolarmente più alti, un pochettino di più. Ma da cosa appunto sono dati, diciamo, questi prezzi più alti? Ah, il lavoro è maggiore, perché si lavora di più con la zappa che con i diserbi. E soprattutto si produce meno, quindi sosteniamo la piccola agricoltura, dobbiamo tutti sostenere la piccola agricoltura perché la piccola agricoltura si preoccupa del cibo buono, pulito e giusto, come dice Slow Food, del cibo buono, del cibo di qualità, del paesaggio, dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua pulita. Quindi la nostra scelta di come fare la spesa condiziona anche la vita del nostro pianeta, la vita della nostra terra. E poi anche da non sottovalutare la burocrazia, anche il costo della certificazione, perché comunque voi siete un'azienda a tutti gli effetti, quindi dovete guardare anche a quello. Certo, la certificazione dobbiamo pagarla, anche se sarebbe molto più interessante invece di pagarla degli organismi di controllo che sono privati, però scelti dallo Stato, dal nostro ordinamento, sarebbe interessante che noi pagassimo magari direttamente lo Stato e che gli organismi di controllo fossero statali, un po' come l'ASL, controlli super partes, anche questi sono super partes, però comunque sono pagati direttamente da noi,
Però devo dire che i controlli li fanno bene, fanno i controlli a sorpresa, arrivano, vanno a fare il giro nei campi e siccome i tecnici che controllano non sono imbranati, si rendono conto subito se tu hai dato dei diserbi, dei dissecanti, se hai usato dei concimi, lo vedono subito, quindi non è... Io dico, ci si scappa. Dico sempre, se uno vuole, perché gli imbroglioni ci sono dappertutto, se uno vuole frega una volta, due volte, tre volte, quattro volte... Ma finisce che lo beccano, quando lo beccano però, come il leva da terra, lo sollevano da terra perché gli tolgono la certificazione, deve restituire tutti i contributi, viene segnalato a tutti gli enti di controllo, quindi insomma il controllo c'è. Ecco qua, adesso è partito, allunghiamo con un po' di brodo che abbiamo già riscaldato. Brodo vegetale? Io ho fatto brodo vegetale, lo avviciniamo. Brodo vegetale, mettiamo 3 mescolini di brodo e intanto piano piano cuoce. Mima, però oltre a Slow Food, sì, da poco meno di un anno, sì, qui proprio nel vostro territorio del Via Danese Casalasco, è nato un distretto del biologico e tu sei la presidente. Sì, ci abbiamo creduto alcuni contadini insomma, del nostro gruppo di Slow Food, hanno creduto nel fare rete assieme. Ma fare una rete proprio per le proprie aziende agricole, per produrre biologico, per vendere biologico, quindi avere un mercato e anche per fare promozione per il biologico, ma non solo per chi acquista, ma anche perché altre aziende agricole convenzionali possono diventare biologiche. Il mercato del biologico c'è possibilità di vendere, e quindi nel biologico vendi direttamente, spesso guadagni di più e l'azienda agricola insomma sta in piedi, perché altrimenti le aziende sono sempre un po' in crisi con i prezzi decisi chissà da chi, ma quando tu vendi il tuo prodotto, il prezzo del tuo prodotto lo fai tu. E poi è anche bello il rapporto che si instaura con il consumatore, perché può davvero quasi toccare con mano la terra da dove viene, cioè nel senso avendo proprio il rapporto con voi che l'avete fatto crescere. Certo, poi abbiamo fatto dei volantini in cui si vedono le nostre facce, si vede chi siamo e vogliamo farci conoscere e anche raccontare come li facciamo i nostri prodotti, quindi essere disponibili se qualcuno viene in azienda a spiegare come facciamo questi nostri prodotti. C'è chi io faccio il vino, c'è Walter che fa le orticole, conoscenza. Walter Cavalli le orticole, meloni, angurie. Poi c'è Cordioli che fa le uova biologiche. E c'è... Quanti siete? Siamo circa una ventina. In rete anche con dei piccoli trasformatori e dei piccoli negozi. Proprio per fare una rete di produzione e di vendita diretta. Fate tanti anche eventi? Sì, cerchiamo di fare iniziative per promuovere i nostri prodotti, il territorio, l'ambiente, il paesaggio, tutto ciò che ci circonda che è la nostra vita. Quindi abbiamo fatto un evento con la presenza di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, una grande persona con un grande cuore, per parlare di cibo buono, pulito e giusto. Cioè cibo buono perché deve essere buono, pulito perché è fatto con un'agricoltura sostenibile e giusto perché deve essere giusto per noi che dobbiamo guadagnare, ma anche giusto nel prezzo che facciamo verso chi acquista. E io vorrei invitare tutti quelli che vogliono venire presso il ponte di Barche e il Torrazzo Gonzaghesco. Tutti gli anni, il secondo sabato di giugno, facciamo una festa che si chiama Festa del Navarolo e del Luartis, in collaborazione col Parco Olio Sud e tutti i volontari di Commessaggio, con Slow Food, con il distretto, con tanti volontari, perché vogliamo promuovere il cibo buono, il cibo del territorio, il cibo sostenibile. In questa cena noi vogliamo raccontare il nostro territorio, quindi c'è sempre un tabellone con scritto dove acquistiamo i prodotti. Ma soprattutto c'è il Festival dei Corti, questa è stata un'idea di Walter Cavalli, ci saranno dei corti, film corti e documentari delle scuole, verranno proiettate se non piove sul ponte di Barche, quindi avremo lo schermo sul ponte di Barche, tutte le sedie sul ponte di Barche. Verranno proiettati e precedentemente una giuria tecnica con persone competenti decreteranno i vincitori. Il riso ovviamente ha bisogno di una lunga cottura, però noi abbiamo anche un'altra interessante ricetta, abbiamo bisogno di quel fornello, quindi il riso adesso ci saluta e tornerà dopo perché va a scaldarsi da un'altra parte. Emma?
Ecco. Benissimo. Perfetto. Volevo darvi una ricetta che è la ricetta tipica nostra delle campagne. Ricetta tipica nostra delle campagne, Kleersugel, il budino d'uva. Io del mosto naturalmente non ho pigiato adesso, l'ho messo nel congelatore quest'autunno. Adesso l'ho scongelato e vi faccio vedere come fare questo budino d'uva che si faceva nelle campagne. Da tempi immemorabili, non so da quando ci sia questa ricetta. Ricetta semplicissima, non c'è bisogno di pesa, non c'è bisogno di nulla, se non di un bicchiere, una pentola, frusta, mosto. Allora, si può usare la farina bianca. Io consiglio di usare la maizena, la farina di mais, perché rende il budino più cremoso, è molto più buono. Allora, semplice, per ogni bicchiere di mosto, eccolo qua, un cucchiaio di amido di mais, di maizena. Allora, contiamo i bicchieri. Adesso questo è un po' grosso, lo tengo un pochettino più basso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Nove bicchieri di mosto, nove cucchiai di farina di mais. Mescolare bene per non avere i grumi. Due, tre, quattro, cinque, sei, aspetta, sette, le mettiamo tutte e due, tanto poi con la frusta, otto e nove. Il bicchiere era un po' grosso, io ho messo dei cucchiai colmi. Allora, a piacere, chi vuole potrebbe anche metterci lo zucchero, io lo sconsiglio perché il mosto ha già il suo sapore. Vabbè, questo vedere, che è sempre bello. È chiaro? È chiaro perché probabilmente l'ambrusco di Sorbara questo. Io l'ho messo nel congelatore e non ho scritto cosa c'era. Ma se fosse stato via Danese il mosto sarebbe stato più scuro. E questo è abbastanza chiaro e penso sia l'ambrusco di Sorbara. Quindi noi vendemmiamo quando l'uva è molto matura, insomma bella dolce, per cui risulterà dolce anche il sugo. Se qualcuno volesse, per cambiare leggermente il sapore, per dargli questo tono leggerissimamente amarognolo, ci può mettere due cucchiai di cacao amaro. Da quel quid che gli dà un sapore particolare. A questo punto, mescolato bene, tolti tutti i grumi che non ci sono perché ho mescolato con la frusta, lo si cuoce. Molto semplice la cottura, tenerlo mescolato perché cuoce anche velocemente. Quando prende il bollore, 2 minuti ed è già pronto. Si può mettere nelle tazzine, si può, ecco, una cosa che si può fare, servire con un bel zabaione. Allora, è pronto? Pronto, pronto. Come nonna dice. Come nonna dice che mette nelle ciotoline. Ecco qua. Questo va mangiato caldo o freddo? No, meglio freddo. Caldo può dare un po' di movimenti di pancia. Quindi va mangiato freddo, così, con lo zabaione, con un bicchierino di marsala, con delle cose un po' accattivanti. Ecco, questo è pronto. Il risotto sta ritornando, e ormai è cotto, siamo in fase proprio di conclusione. Facciamo la mantecatura, un po' di burro di montagna, ecco qua. Abbiamo spento il fuoco, ecco qua, un po' di burro, un po' di parmigiano, però lo tiriamo fuori perché ho spento il fuoco ma sta andando ancora. Lo togliamo, mettiamo un po' di parmigiano. Oh, un po' di più, meglio. Facciamo la mantecatura. Allora, formaggio buono, riso buono, burro buono, il risotto non può venire male, nemmeno se uno non lo sa fare. Certo che se compriamo delle cose così così, che lasciano il tempo che trovano, magari non so, riso che viene chissà da dove, formaggio che chiamano parmesano, invece non è parmigiano reggiano, ma è un formaggio finto, è chiaro che il riso non può venire bene. Eccolo qua. Adesso anche per il piatto, Nora, grazie.
Adesso anche per il riso c'è l'obbligo dell'etichetta, della denominazione, di tutto, insomma? Sì, c'è l'obbligo anche probabilmente di tanti prodotti, adesso lo stanno facendo, è anche giusto, io voglio sapere da dove viene il cibo che mangio. Se poi voglio il cibo cinese, io lo prendo, però voglio sapere se è cinese, se è italiano, se è tedesco. Ecco qua. Risotto. Lo decoriamo, spostiamo queste cose, lo decoriamo con un po' di radicchio. Il vino ha dato un bel colore. Possiamo mettercene qualcuna di più, ma sì, che abbiamo, ne abbiamo in abbondanza. Benissimo. Fatto. Buon appetito, quindi. Un risotto contadino. Eccoci qua in cantina, dove avviene la seconda fase di lavorazione dell'uva per poi trasformarsi in vino. Sì, salvo caso che l'uva sia molto sana una volta raccolta in vigna, fuori viene pigiata e diraspata, quindi il raspo viene eliminato e il mosto insieme alle bucce va a finire in questi tini che sono refrigerate. In annate migliori si utilizzano 3 tini, in annate un po' meno produttive si utilizzano 2. Qua viene la prima fermentazione a contatto con le bucce, con lieviti indigeni, quindi non vengono aggiunti lieviti selezionati. Questo permette al vino ad assumere caratteristiche molto più legate al suolo e quindi una personalità diversa del vino, quindi non una personalità standard. E fa una macerazione di 3, 4, 5 giorni. Il grado di si decide in base alla qualità dell'uva che viene utilizzata e in base alla maturazione, quindi è una cosa molto particolare che viene fatta, di solito si chiama l'enologo, si chiamano esperti, quindi si trova la migliore formula. Una volta che la macerazione è finita, si svina, quindi si tira via il mosto fiore, che è la parte di mosto che viene via immediatamente, e le bucce vanno in torchiatura. Torchiatura è molto importante, una torchiatura soffice sempre, però il vino che esce fuori dal torchio è un vino molto importante, perché è il vino che è stato il più vicino contatto alle bucce. Le bucce sono quelle che danno il sapore al vino e danno tutte le componenti aromatiche. Quindi molto spesso si dice che la torchiatura non è il vino che è stato torchiato, non è il vino migliore, ma è una componente molto importante del vino. Successivamente il vino viene portato in quei tini che vedete, quei 3 lì più sempre pieni. Lì continua a fermentare, finisce la sua azione di fermentazione. Durante l'inverno, col freddo, si ha una precipitazione naturale delle sostanze in sospensione, quindi noi non utilizziamo nessuna filtrazione. Col freddo tutte le particelle in sospensione vanno a posarsi e noi attraverso i travasi andiamo a togliere le parti in sospensione. Utilizziamo una quantità di solforosa molto bassa, di solito nei travasi, per ridurre l'ossidazione e alcuni batteri, e alla fine della vinificazione si rimane sempre sotto i 30 mg litro, facendo i conti che nel convenzionale si può arrivare fino oltre 150 e nel biologico il limite massimo è 160. Perché i solfiti vengono aggiunti? I solfiti vengono aggiunti perché hanno un ruolo molto importante per fermare i batteri e per la preservazione del vino. Inoltre hanno una funzione di fissaggio delle componenti aromatiche del vino e un leggero effetto, una leggera funzione chiarificante. Tutti i trattamenti che vengono utilizzati vengono fatti con sostanze che sono naturali, quindi oltre a un leggero utilizzo di solfito si utilizza la bentonite, che è un'argilla naturale, che va a portare verso il fondo piccole particelle che sono collegate, sono sospese nel liquido tramite cariche elettrostatiche. Quindi queste argille naturali vanno a legarsi e vanno a precipitare sul fondo del vino. Quindi una volta che abbiamo il nostro vino che è pulito ed è pronto per l'imbottigliamento, nel mese di aprile si va ad imbottigliare e qui vi è la fase successiva della fermentazione in bottiglia, che
nel magazzino vi spiegherò. Poi viene la fase finale, quindi. Sì, qua dopo che il vino è stato pronto viene imbottigliato, viene aggiunto un po' di mosto per dare un grado zucchero un pochettino più elevato e un leggero lievito innesto per garantire la fermentazione del vino. E qui in un processo di 6 a 12 mesi avviene la fermentazione. Durante questo processo il vino acquisisce caratteristiche organolettiche nuove grazie all'infusione con i lieviti ed inoltre l'acidità va a smorzarsi un po' e quindi si raggiunge un equilibrio generale del vino che in un metodo Charmat, per esempio, non si avrebbe. Quindi noi pensiamo che una rifermentazione in bottiglia naturale dell'Ambrusco sia il metodo migliore per tirare fuori al meglio la caratteristica dell'uva dell'Ambrusco Viadanese. Inoltre, oltre a questo vino qua, facciamo l'Ambrusco fermo. Se avete notato, abbiamo una botte di rovere. Quello invece di essere imbottigliato viene messo in bottiglia rovere per un anno dove si ha un affinamento, quindi si ha una leggera ossidazione, un'acquisizione di toni leggermente legnosi e l'anno successivo viene imbottigliato e si ha un successivo anno di finissaggio in bottiglia. Eccoli qua i vostri vini. Sì, allora abbiamo 4 vini, abbiamo uno che è 100% Lambrusco Viadanese, un Salamino in purezza, un Ancellotti in purezza e un Lambrusco di Sorbara in purezza. Il Lambrusco Viadanese viene rifermentato in bottiglia, come ho già detto, e quindi ha una nota al naso molto fruttata, quasi di cassis, una buona acidità, un leggero residuo zuccherino finale e un finale mandorlato. È molto interessante, un buon corpo, differentemente da moltissimi altri lambruschi che non hanno un corpo molto accentuato, quindi è un prodotto molto interessante. Quercus è quello che fa affinamento in bottiglia rovere, questa è una nata 2015, quella che è attualmente in commercio, sempre prevalente questo cassis, questo frutto maturo, poi una caratteristica leggermente speziata data dal salamino e una buona acidità e un buon equilibrio e delicatezza. Dopodiché abbiamo vino che è la nostra Ancellotti in purezza. L'Ancellotti è un vitigno che tradizionalmente viene prodotto da addizionare all'Ambrusco Viadanese, questo perché dà un colore ed è molto intenso, quindi la vinificazione in purezza è molto complicata e dopo alcuni anni siamo arrivati a trovare un equilibrio molto buono in questo vino e si associa molto bene ai salumi e ai prodotti locali, molto di più dell'Ambrusco a parere mio. Dopodiché abbiamo l'Ambrusco di Sorbara, Vincrut. Si chiama Vincrut perché fa una vinificazione in bianco, quindi non fa il processo di vinificazione e di macerazione, scusate, all'interno della botte e quindi risulta un rosato. Viene rifermentato in bottiglia e fa il suo affinamento di 35 mesi, ha queste note fruttate, floreali, questa acidità molto molto spinta e un grado alcolico abbastanza interessante, quindi un pochettino più alto della media per i vini frizzanti. È un vino molto interessante. Il Lambrusco sostanzialmente quindi che caratteristiche ha? Allora, il Lambrusco è un vino che va consumato giovane, è molto frutto, è molto esuberante, quindi non è un vino che ha una prospettiva di invecchiamento lunga. L'unico vino che, tra virgolette, fa invecchiamento noi abbiamo scelto e va un po' fuori dagli schemi è questo vino Quercus che è fatto con un'uva che è Lambrusco Salamino che secondo noi si presta di più all'invecchiamento. Come li abbiniamo con i nostri cibi? Allora, sicuramente Quercus va molto bene con cacciagione, carne rossa, comunque quello che sono sapori intensi che rimangono in bocca per una durata prolungata. Il Lambrusco va molto bene col risotto.
E il vin crudo va molto bene come aperitivo, focacce, con cibi leggeri. L'uvino va molto bene con salame, formaggi, mostarde. La cosa più bella di questi vini, che sono vini che hanno un prezzo, tra virgolette, contenuto, e quindi conseguenza si può cucinare con questi. Per esempio cucinare una carne a lenta cottura con un salamino in purezza e poi bere lo stesso vino con cui si è cucinato il prodotto è un'esperienza molto interessante, perché si crea un abbinamento perfetto. Non l'abbiamo ancora detto, la vostra produzione media annuale, quando si parla di una buona annata, qual è? Produzione molto bassa, in vigneto si producono attorno agli 80, massimo 100 quintali l'ettaro, quindi in un'annata molto buona si producono dalle 12.000 bottiglie. Benissimo, grazie Stelvio, allora adesso noi raggiungiamo il resto della tua famiglia per i saluti finali. Grazie. Mimma, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Pianeta Verde, abbiamo riunito tutta la tua famiglia, ci ha raggiunto anche Adamo che abbiamo visto prima nel bosco, è arrivato il momento della nostra frase che ci fa riflettere. Questa volta abbiamo scelto una citazione di Piero Bevilacqua che dice: l'alimentazione europea può diventare sicura e salubre solo grazie a un'agricoltura non contaminata, riconoscendo alla natura le sue autonome capacità produttive messe in ombra da un distruttivo titanismo tecnologico e bandendo progressivamente ma rapidamente i veleni chimici dalle campagne. È vero? È vero. Io dico, sosteniamo l'agricoltura contadina e non sosteniamo le multinazionali, non hanno bisogno di noi. Benissimo, su questo messaggio ci salutiamo, grazie a tutti. Grazie, grazie. Arrivederci alla prossima puntata, a presto.